social network cosiddetto del futuro, nel senso lo possiamo identificare come social network del presente e che attualmente sta crescendo molto di più rispetto agli altri social network più famosi come Twitter e Facebook. Cos'è Instagram? È prima di tutto un'applicazione che permette di scattare delle fotografie e di condividerle in tempo reale. Ed è un social network in quanto una volta pubblicate le fotografie permette agli utenti di innescare dei confronti, delle discussioni sotto a queste fotografie. Ovviamente è il social network del presente e del futuro in quanto permette di comunicare tramite le immagini e la comunicazione tramite le immagini è una comunicazione istantanea. Tant'è che il nome Instagram, che inizialmente secondo i suoi fondatori doveva essere pubblica istantaneamente, ora sta più diventando l'accezione, diciamo, che diamo a questo nome è più fruisci istantaneamente. Quindi i contenuti che dobbiamo, se vogliamo comunicare su Instagram, i contenuti che dobbiamo pensare per Instagram sono dei contenuti che si devono adattare a questo tipo di comunicazione che è molto veloce e che passa ovviamente per i display e per i dispositivi che tutti abbiamo a disposizione, quindi gli smartphone e i tablet. Ecco quindi che oggi siamo qui al Consorzio di Friuli di Formazione per ragionare su quali sono le tecniche migliori per progettare una propria posizione su Instagram e ovviamente ci rivolgiamo a brand ma anche a professionisti che poi possono essere consulenti di brand, di enti e di profili più istituzionalizzati, ok? Ci rivolgiamo appunto a delle persone che possono imparare a progettare, costruire un profilo, una galleria su Instagram proprio per che ben si adatti a quanto vogliono comunicare e analizziamo anche le tecniche per utilizzare gli strumenti che tutti abbiamo a disposizione, quindi gli smartphone, come quello che stiamo utilizzando adesso per realizzare questa intervista, che ci permette appunto di creare dei contenuti che sono adatti e anzi direi perfetti proprio per Instagram.